stesso fastidio. Ecco la novità, al mio risveglio arriva. Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un videovlog che è dedicato alla grandissima Paraturci. Perché io voglio dedicare un vlog a Paraturci? Perché Paraturci ha vinto il Cantagiro. Siccome voi sapete che sto raccontando la storia del Cantagiro, iniziato, se non sbaglio, da aprile, credo, a raccontarne la storia, e quella dal 62 in poi. E quindi, come ho fatto dall'inizio, racconto la storia non solo del Cantagiro, ma anche vari spin-off dove racconto chi vince il Cantagiro, chi ha fatto il Cantagiro e non sappiamo più chi è perché insomma ha cambiato vita, i cantanti che hanno fatto Cantagiro ma che ci siamo dimenticati. Insomma, vi sto raccontando tantissime cose sul Cantagiro. Oggi invece sono qui per raccontare la seconda parte della storia della Paola Turci. Già, se seguite il mio canale, ma anche se non lo fate ve lo dico, ho già pubblicato la prima parte di storia di Paola Turci raccontandone gli esordi, gli anni 80 e gli anni 90. Oggi sono qua per raccontare gli anni 2000 della Paola Turci, quindi mi raccomando di seguire con attenzione questo vlog perché anche nel 2000 la Paola Turci ha fatto delle cose fantastiche, eh? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, oggi vi racconto la storia della Paola Turci. Buona visione e benvenuti sul mio canale. Devo vivere la mia esistenza, lavorando e amando, come ho sempre saputo fare. Quasi settembre è un soffio dentro, no, non credere, è un'illusione. Nel 2000 Paola Turci fa uscire un nuovo disco, sempre per la UEA, si intitola Mi basta il paradiso. Il disco, che contiene anche inediti, non lascia però soddisfatta la Turci sul piano artistico, malgrado il buon successo poi riscosso, perché lei fa uscire da questo album Questione di sguardi, che è la cover di Faith Hill This Kiss, che la fa a Festival Bar. Poi farà Sabbia bagnata, canzone scritta insieme all'amica e collega Carmen Consoli, e Saluto l'inverno. Anche questa canzone viene scritta con la Consoli e la presenta al Festival di Sanremo 2001, dove arriva quinta. E non è soddisfatta. Come mai? Boh. Nel 2002 Paola Turci approda al circuito delle etichette indipendenti, quindi lascia la UEA, basta, ha deciso che vuole fare di testa sua, lasciando la complessa realtà delle grandi major per ripartire esclusivamente come cantautrice. Questa parte di mondo incide, è un album introspettivo da lei interamente scritto e composto, esce per la piccola etichetta Nun, rivelando una nuova e più libera dimensione artistica. Il primo singolo è Mani giunte, che diventa un successo nella versione duettata con gli Articolo 31 per l'album Domani smetto, che poi viene intitolata Fuck You addirittura, mentre il secondo singolo estratto, Questa parte di mondo, vede la collaborazione con Alfredo Rizzo. Nell'inverno del 2004 esce con un'antologia interamente registrata in presa diretta, Stato di calma apparente, in cui la Turci rilegge con nuove sonorità i brani più significativi della propria storia. Un progetto che esce anche in DVD, comprende anche due inediti, Il gigante e La tua voce, nonché una cover di Paloma Negra, che sarebbe un brano storico di Vargas. Nel 2005 esce Tra i fuochi in mezzo al cielo, un album la cui produzione viene divisa insieme a Carlo Ubaldo Rossi, che aveva già lavorato con Caparezza, Bostel, Giovanotti, Subsonica. Il disco, anticipato dal singolo Dimentichiamo tutto, conferma l'abilità compositiva della Turci, nonché la sua estrema sensibilità di autrice alle prese con tematiche, anche la morte, come fra le tematiche. Quasi settembre, Lasciami credere, l'abbandono, il dolore, insomma affronta veramente delle cose molto importanti, fino ad arrivare poi anche alla tragedia umanitaria del Ruanda, brano che si è aggiudicato il premio Amnesty Italia del 2006. Quindi nel 2006 con il ballerino Giorgio Rossi mette in scena Cielo, Voce danzante e Corpo sonoro, che sarebbe uno spettacolo in cui le sue canzoni dal vivo vengono interamente interpretate in gesti, in movimenti, anche dal danzatore stesso. Durante questo spettacolo Paola Turci lascia la sua anima più impetuosa, graffiante, roccheggiante, a favore semmai di canzoni lente, avvolgenti, intimiste, accompagnate talvolta anche solo dalla chitarra classica, perciò
musica acustica nel vero senso del termine. Nel 2007 si esibisce dal vivo insieme a Max Gazzè e Marina Rei nel tour di Comune Accordo. Nel dicembre del 2007 partecipa al premio Tenco, ripropone uno dei più celebri brani del cantatore piemontese, e cioè E se ci diranno, che già l'aveva incisa, e poi farà Quasi Settembre in versione acustica. Dal 20 aprile dello stesso anno Paratucci conduce La Mezzanotte di Radio 2, trasmissione di intrattenimento notturno che parla a viso aperto con gli ascoltatori che vi interagiscono tramite SMS, telefonate in diretta. Bellissima, la radio di notte è bellissima. Non manca la musica, chiaramente, inclusa quella dal vivo, suonata e cantata dalla Turci, che da sola e con ospiti in studio interpreta pezzi classici del suo repertorio e rende omaggio ai grandi della musica. Nel 2009, esattamente a giugno, inizia la programmazione radiofonica di un nuovo singolo. Si chiama La Mangiatrice di Uomini, scritta da Francesco Bianconi de Bostel, che anticipa un altro album che si chiama Attraversami, il cuore, che verrà pubblicato il 2 ottobre. Il 20 dicembre del 2009, al Brancaleone di Roma con Fiorella Mannoia e Noemi, prende parte a un festival con un concerto benefico in favore dei bambini orfani kenioti. Durante la serata le tre artiste romane eseguono in trio L'amore si odia e Quello che le donne non dicono. E mi fido facilmente delle ombre via via. Se un'emozione Nel 2010 esce il secondo capitolo della trilogia iniziata con Attraversami il cuore, si chiama Giorni di Rose, interamente dedicato al mondo femminile. Questo disco contiene la reinterpretazione di Luna Spina di Ivano Fossati, eseguita in duetto con Fiorella Mannoia. Il 15 luglio del 2011 esce il singolo Utopia, che anticipa il terzo album della trilogia, che era iniziata con Attraversami il cuore, proseguita poi con Giorni di Rose, che però vedrà luce solamente nel 2012, dopo l'ennesima bocciatura da parte della commissione artistica del Festival di Sanremo, a cui negli ultimi anni la Turci tenta più volte di partecipare senza riuscirci. L'8 maggio del 2014 viene invitata da Laura Pausini a cantare insieme a lei per il concerto del 18 maggio. Non ci sarà soltanto lei, ci sarà appunto Malika Ayane, Laura, Emma, Noemi, Siria, Lapina, tantissime. Questo accade a Taormina. Nel successivo settembre pubblica un'autobiografia, Mi amerò lo stesso, curata da Enrico Rotelli. Nel 2015 viene pubblicato il singolo Io sono, al quale il 21 aprile fa seguito l'album omonimo. Nel 2016 esce un altro album ancora, questa volta è di Loredana Bertè, Amici non ne ho, ma amiche sì, me lo ricordo quel disco, e nei vari duetti c'è anche la Paola Turci che canta insieme alla Bertè, Luna. Nel febbraio del 2017 partecipa finalmente, ritorna a Sanremo, e lo fa con una canzone magnifica che è Fatti bella per te, giungendo in finale e piazzandosi al quinto posto. Il brano anticipa il 12° album in studio della cantante, si intitola Il secondo cuore e viene pubblicato il 31 marzo del 2017. Questo album avrà un grandissimo successo, e non solo l'album, anche il secondo estratto, che è La vita che ho deciso, e sarà premiato alle MTV Awards 2017. Lei riceverà anche il premio alla carriera in quell'occasione. Dal 18 novembre del 2017 partecipa alla 17esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi come insegnante e anche membro della commissione di canto. Nel 2018 partecipa di nuovo a Sanremo, questa volta lo fa duettando con Noemi e cantano il singolo di Noemi Non smettere mai di cercarmi. Il 16 giugno del 2018 canta in veste di madrina d'onore al Mantova Pride. A dicembre del 18, durante Saremo Giovani del 18, Fabio Rovazzi e Pippo Baudo hanno annunciato la sua presenza fra i concorrenti big a Sanremo 2019, e la canzone che canterà si intitola L'ultimo ostacolo. La storia di Paola Turci, la storia artistica di Paola Turci è bellissima, ha fatto una strada lunghissima, ha fatto delle cose meravigliose, chiaramente ha fatto delle scelte importanti, insomma la Paola Turci
mi garba davvero, da toscano lo dico così, mi garba, perché ha fatto un percorso veramente bellissimo fin dall'inizio, mi piace troppissimo. E mi piace tantissimo anche la sua vita privata, a dire la verità, perché questa donna davvero non si è fatta mancare niente. Vi racconto, cioè veramente, no, veramente, vi devo raccontare, perché la vita della Paola Turci, anche personale, è fantastica, cioè è veramente una donna del 3000, va bene, del 4000, va bene. Negli anni 90 la Paola Turci si è legata sentimentalmente e ha vissuto con lui una storia d'amore molto lunga con il tennista Paolo Canè, va bene? Poi però nel 2010 si sposa con Andrea Amato. E chi sarebbe? Sarebbe un giornalista di R101, va bene? La nota radio R101. Questo matrimonio viene celebrato ad Haiti, però dura poco perché si separano dopo 2 anni. Quindi lei per un po' rimane da sola, single, e in quel periodo in cui rimane single dicono che, raccontano lì, diciamo, i giornali, che lei ha una relazione sentimentale con Gianna Nannini, va bene? Cioè, le viene attribuita questa relazione sentimentale, che però lei non ha mai detto, a dir la verità, però l'ho trovata qua scritta e ve la dico perché è curiosa. Il 2 luglio del 22 si è unita civilmente a Montalcino con Francesca Pascale. Voi direte, chi è Francesca Pascale? Eppure l'ho sentita nominare. Certo che l'avete sentita nominare, perché Francesca Pascale è stata la compagna di Silvio Berlusconi dal 2012 al 2019. Lei si è anche espressa riguardo al suo orientamento sessuale e ha detto: sono lesbica ma anche etero, non so se sono bisessuale. Ha detto così: nelle etichette non c'è evoluzione, io sono quella che sono, se mi piace una donna sto con la donna, se mi piace un uomo mi piace un uomo. Ascolta Paola Turci, secondo me hai vinto. Io vi consiglio quindi di seguire anche il primo vlog che ho raccontato della Turci, che è quello appunto degli esordi, gli anni 80 e gli anni 90. Paola Turci, ti voglio bene, va bene, perfetto. Perché ho raccontato la storia di Paola Turci? Perché ha vinto il Cantagiro del 91. Se vi piace la storia anche delle manifestazioni, vi ricordo che potrete andare a vedere anche il vlog dedicato appunto a tutta la storia del 91, ma a tutte anche le storie precedenti, perché ho raccontato tutta la storia del Cantagiro. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e iscrivetevi anche al fans club della Paola Turci. Ok, l'ho detta. Vi saluto. Ciao Dale.